L'Accademia dei Concordi aderisce al Media Library Online. Sarà possibile accedere gratis alla rete italiana di biblioteche pubbliche. La biblioteca non finisce entro i suoi spazi fisici ma va incontro ai suoi lettori e lettrici con i nuovi servizi digitali. In un momento segnato dalla necessità del distanziamento sociale e con una riapertura di attività che richiederanno maggiore cura e attenzione, le biblioteche e i luoghi culturali sono chiamati a ripensare a nuove modalità di connessione e di prossimità. Ed è su questo che l'Accademia e il Comune stanno lavorando. Perché, come afferma il presidente dell'Accademia dei Concordi Giovanni Boniolo, l'Accademia ha da sempre il compito di offrire al cittadino rodigino e polesano il meglio della cultura affinché, con essa, possa crescere sia umanamente sia economicamente. Con l'adesione al progetto, l'Accademia e il territorio non si portano nel futuro, ma si collocano giustamente e appropriatamente nel presente, dove i servizi telematici, come si è visto, hanno un ruolo decisamente centrale. Sarebbe un errore sociale e strategico non approfittare delle possibilità che la tecnologia ci offre, continua Boniolo. Dobbiamo usarla sapientemente, ma dobbiamo saperla usare e l'Accademia non può ritirarsi da questa sfida, perché ciò che è stata, per ciò che è e per ciò che sarà, quando a breve, speriamo, diventi quella Smart Open Library 4.0 per la quale stiamo lavorando da un paio d'anni. Inoltre, come sostiene l'assessore alla cultura Roberto Tovo, è fondamentale che la cultura possa essere divulgata in tutte le sue forme, anche attraverso i mezzi che la tecnologia ci offre, con opportunità nuove come gli spazi virtuali, arrivando nelle case di tutti. L'iniziativa, ha sottolineato Tovo, non si colloca nell'ambito dell'emergenza Covid-19, ma era già pianificata ed è stata solamente anticipata. La fruibilità digitale è un progetto condiviso di lungo periodo. L'Accademia mette a disposizione gratuitamente il proprio patrimonio librario, un passo molto importante che apre le porte al futuro. Per il vicepresidente del CDA dell'Accademia, Diego Crivellari, questo progetto testimonia il forte radicamento dell'Accademia nel territorio e la volontà di aprirsi al mondo con un patrimonio inestimabile. La piattaforma e il suo catalogo sono accessibili online. L'utente potrà trovare circa 1,5 milioni di oggetti digitali, quali per esempio quotidiani e periodici, registrazioni musicali, film e materiali video informativi, audiolibri, banche dati, collezioni iconografiche, indicizzati e raccolti dalle istituzioni culturali più importanti. Inoltre l'Accademia dei Concordi e il Comune di Rovigo hanno acquistato e messe gratuitamente a disposizione dei polesani altre circa 35.000 risorse digitali che spassano dall'editoria usuale a quella accademica, dal professionale agli e-book per bambini e ragazzi. Si potrà così scegliere fra novità editoriali, narrativa italiana e straniera, letteratura e studi letterari, libri d'arte, bibliografie, libri di storia, opere interdisciplinari di consultazione e formazione, aventi a che fare con discipline medico-scientifiche, economiche e sociali.